Buongiorno! Buongiorno bambini, bentornati! Io oggi resto a casa! Con la creatività! Che cosa facciamo oggi? Vi voglio raccontare una storia vera e molto moderna! La racconti tu? No! Il nostro amico ci aiuta! Vediamo se lo troviamo! Oh, dunque... Suona! Pronto! Sì, ciao! Io resto a casa, con la creatività! Ma è una fiaba? No, è una storia vera! Giusto, Gianluca? Esatto, proprio così! Oggi vi racconto una storia vera. La storia di quando davanti al bagno dei giardinetti qua vicino c'era una coda lunghissima e due bambini avevano bisogno di andare in bagno. Ve la leggo subito. Ma chi c'è nel bagno? Chi mai ci sarà rinchiuso nel bagno? Aspettar così tanto proprio non posso. Con la coda che c'è, prima o poi me la faccio addosso. Le ipotesi saltano nella mente dei bambini. Allora si chiedono, ma magari è un elefante che fa un bisognino e grande com'è, ci mette un pochino. Oppure è una balena che in un giro tondo si fa la pipì più lunga del mondo. Oppure, chi lo sa, magari sarà un rinoceronte che ha mangiato un po' piccante o una tartaruga. Mamma mia, come sono lente! Chiunque sia, però, la faccenda è preoccupante. Di certo, deve essere un bagno molto frequentato. E se fosse una scimmia un po' matta, che in bagno fa baldoria, mentre un serpente a righe le racconta la sua lunga storia. O magari una talpa che per prendere la carta si è allungata, ma nel water è precipitata. Poverina. I due bimbi si chiedono, ma insomma chi c'è in bagno? L'avete capito almeno voi? E si può sapere perché ci mette tanto poi? Non ce la facciamo più a tenerla. Adesso tocca a noi. Però le ipotesi continuano. Magari è un coccodrillo che si sta tagliando le unghie o delle puzzole che stanno spazzolando le code. O solo quattro vecchie lumache addormentate. E se è un leopardo che si sposta le macchie a una? Può essere, eh? O un delfino che sguazza felice! Sempre meglio in bagno che in lavatrice. Ma insomma, chi c'era in quel bagno? Oh, tiriamo a indovinare, oppure proviamo a bussare. Uffa! Sto solo facendo quel che mamma mi ha detto! Una timida vocina risponde dal bagno. Però proprio non capisco, nessuno che aspetta e sempre tutti che mi mettono un sacco di fretta! Ecco chi c'era in bagno!
un simpatico polipetto. Io di mani ne ho 8. È colpa mia se a lavarle tanto ci metto. Ah, ecco. Effettivamente, con 8 mani da lavare. Bella questa storia, Gianluca. Che sia vera oppure sia una fiaba, dice una cosa molto importante. Lavatevi sempre le mani, tutte quante! Io provo a telefonare per vedere se anche questa storia vera vi è piaciuta. Telefoniamo. Storia bellissima! Grazie Gianluca! Io, bambini, resto a casa! Con la creatività! Che dire, bambini, alla prossima fiaba! Ciao!